all'inizio, quando ho iniziato con l'attuale sindaco, dovevo avere un compito estremamente tecnico, solamente tecnico, più che politico, quindi interessarmi di sicurezza per Venezia. Così non è stato. Ho guardato la sicurezza da tutt'altra ottica, e non voglio parlare ovviamente di sicurezza perché ci sono persone, assessori eccetera, che stanno lavorando e quindi non sarebbe corretto da parte mia. Però sono ovviamente in estrema difficoltà, facendo questa premessa, sono in estrema difficoltà perché effettivamente ho notato in questa mia permanenza verso il Comune che ci sono effettivamente delle prassi veramente lunghe, ci sono delle tempistiche, oserei dire veramente, che non sono tollerabili, anche perché purtroppo, uso il purtroppo, vengo da un'amministrazione dove bisognava dare delle immediate risposte. Quindi vedere a volte delle pratiche, delle situazioni, e quindi in questo caso io sono, mi sento più che altro un cittadino veneziano, e non va bene, assolutamente non va bene. E adesso io vi farò degli esempi pratici perché vorrei fare un volo pindarico velocissimamente da quello che abbiamo fatto, da quello che ho fatto, ma non perché voglia qui stare a dimostrare un qualcosa, perché abbiamo iniziato delle attività veramente in termini, diciamo, di collaborazione, in termini di stimolo. Inizio proprio dal discorso di Lana Poppi, che condivido ovviamente, perché molti non sapranno, quasi nessuno forse saprà, che noi nel lontano agosto del 2016 siamo stati promotori di 3 delibere praticamente sui flussi turistici. 3 delibere, e quindi abbiamo dato il là praticamente a questa lunga discussione che continua ancora oggi. Io mi permisi di dire ad agosto che il carnevale era dopodomani e che l'estate 2017 stava arrivando, e in effetti al carnevale siamo già arrivati. E quelle delibere, erano 3, in cui abbiamo fatto uno studio durante l'estate, e abbiamo pensato che ci fosse effettivamente bisogno di una limitazione del flusso turistico, specialmente con i morti e fuggi, no? Con i pendolari giornalieri, proprio per questo grosso carico su tutta Venezia. Quindi abbiamo fatto questa prima proposta per porre dei limiti, adesso non è che mi metto a illustrare ovviamente qui le delibere, dei limiti ovviamente in termini numerici, e lei sicuramente le avrà lette e le conosce. E ovviamente cercando di spostare l'attenzione anche sull'intero territorio veneziano, non solo su Venezia, perché riteniamo che anche l'entroterra sia un po', diciamo, trascurato sotto questo punto di vista. La seconda era sulla defiscalizzazione, e quindi proprio un premiare nei confronti di persone, di giovani che vogliono ovviamente vivere a Venezia, ristrutturare, farsi casa, e quindi avere ovviamente, dargli la possibilità ovviamente di una forte defiscalizzazione. Le sto sintetizzando ovviamente. La terza invece era su ticket, che sono stati inizialmente impugnati con l'articolo 16 della Costituzione, che poco c'entra, poco importa, perché dimostrai che in altre realtà italiane in effetti col ticket avevano azzerato la TARI, anche se in piccoli centri del sud, e quindi praticamente era il caso di porre questo ticket. Poi tutti, bene o male, le 20 commissioni che sono state fatte finora si sono un po' adeguate, perché il ticket o tassa d'ingresso o un altro modo, chiamate un altro modo, poi bene o male vogliono introdurre, tant'è che lo stesso sindaco ha anche parlato, anche lui ha parlato di ticket. Questa è stata una delle prime iniziative proprio per porre un limite a questo grosso flusso. Un'altra iniziativa è quella del Motondoso, perché mi sono andato a studiare l'inchiesta che è stata fatta per conto della procura dopo la morte del cittadino tedesco, e anche lì praticamente emergeva che anche lì il Motondoso era in stretta correlazione con il flusso turistico, e quindi doveva esserci un abbattimento
dell'abbattimento del flusso. Questo lo dice l'inchiesta, non lo dico io. E quindi, ma noi lo diciamo da 40 anni. Vabbè, io sinceramente dico che ho fatto anche qui con altri colleghi ovviamente una mozione, anche perché in questa mozione noi parlavamo del framerico del GPS, anche il GPS che il comune voleva, ma il TAR ha annullato praticamente l'articolo del comune perché era di competenza della città metropolitana, e di conseguenza io ho chiesto una variazione praticamente del codice della navigazione. Vado avanti, sennò non mantengo fede alla mia promessa. Abbiamo chiesto la modifica del regolamento comunale, che ancora non c'è. Quella del Molondoso, a proposito, è del giugno, è una vecchia mozione. Il regolamento comunale l'abbiamo chiesto alla lezione all'inizio del 2016, non ancora c'è. Ho chiesto recentemente la modifica anche al regolamento di pulizia municipale, perché, ecco, voglio fare questo esempio molto banale, perché si potrebbe passare, cioè, se lo consente il TUEL, quindi il testo unico degli enti locali, il passaggio da una sanzione da 50 euro a 500. L'altra sera Rete Veneta mi ha chiesto: ma perché non è stato fatto prima? Ho glissato, perché ovviamente non mi interessava dare una risposta, anche perché che risposta potevo dare? Solamente dire che praticamente anche qui era stata fatta una mia, in commissione, una mia affermazione, avevo fatto uno studio a livello nazionale, e guarda caso, però in Friuli, a Roma, a Milano, eccetera, eccetera, già era il massimo della sanzione, anche perché può essere un deterrente, può essere un messaggio nel senso civico ai ragazzi, ai giovani, agli stessi stranieri: un conto è pagare 50 euro, un conto è pagare 500, che è ancora fermo da giugno del 2016. Non comprendo perché non si possa fare questa variazione al regolamento di polizia comunale, che praticamente è molto 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 semplice. Ecco perché sono molto perplesso sulle tempistiche e sulle procedure. Ho fatto ovviamente una modifica al piano di viabilità per Marghera, abbiamo fatto una mozione con Provato, che è appena andato via, sulla Supergetto, ha firmato anche lui, per la crisi dei lavoratori. Abbiamo fatto recentemente sull'inquinamento una denuncia al sindaco la settimana scorsa, perché c'era un forte inquinamento nella zona balneare bis, sto parlando quindi del porto, di tutto il settore. Abbiamo fatto proprio una denuncia in quanto competente, autorità competente, in modo tale che si intervenisse in modo immediato. Ci siamo in pochi, abbiamo votato contro la TARI. Questo è stato forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché ha dato molto fastidio, ma le promesse ovviamente erano quelle di mantenere inalterate le tasse per i cittadini. E allora, se bisogna effettivamente seguire un protocollo di intesa o un regolamento o un qualcosa di cui si è partuito prima, ebbene, bisogna mantenere le promesse. Quindi ritenevo che la TARI dovesse essere bocciata, e questo è stato il motivo poi di scontro di cui probabilmente più di uno ha letto sui giornali. Concludo velocemente con un ultimo punto: trasparenza. Mi sono interessato della trasparenza per un anno, di tutto, dei conflitti di interessi dalle società partecipate, dai tempi procedurali di lavorazione dei dirigenti, e non più tardi dietro avevo con l'altro collega del gruppo misto proposto 50 emendamenti e sono stati tutti rigettati. Ma io voglio solamente fare un esempio, un minuto? Sì. Conflitti di interessi, se ne parlava praticamente ampiamente in un allegato delle linee programmatiche, ho proposto praticamente di metterlo nella parte generale, perché uno già all'inizio poteva rendersi conto di questi conflitti di interessi. No, è stato bocciato, ma era stato messo praticamente dal dirigente, quindi non ho capito perché è stato bocciato. Dei tempi procedurali dei dirigenti, che erano semestrali, ho cercato di portarli a trimestrali per rendere più facile e immediato il controllo, è stato bocciato, cambiava solamente con modalità che non era di competenza del consiglio, e praticamente
quando poi è stata posta, vorrei fare altri esempi, ma mi fermo per una questione di correttezza, poi quando è stato posto dalla maggioranza un emendamento che aggiungeva quantità anche alla qualità, è stato votato favorevolmente. Quindi ho continuato a dare la mia massima disponibilità ieri sera, ma ci sono secondo me molte cose di cui parlare, specialmente in tempi di per quanto riguarda i tempi di programmazione e di realizzazione, altrimenti qui nel 2018, caro Gasparinetti, staremo ancora a parlare di queste cose. Grazie.